Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti alla video call dedicata allo sport orientamento per gli insegnanti che hanno partecipato al progetto Scuola Attiva Junior. Questa video call è realizzata dalla FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento, in collaborazione con Sport e Salute ed il team di Scuola Attiva Junior. Io sono Elena Poli, responsabile nazionale per la FISO del progetto Scuola Attiva Junior. E prima di presentarvi e lasciare la parola alla nostra esperta relatrice di oggi, che vi introdurrà ad alcuni temi molto interessanti su orienteering e life skills, su delega del team del progetto Scuola Attiva Junior, che è impegnato attualmente nelle feste diffuse finali del progetto Scuola Attiva, e quindi non possono essere presenti oggi qui con noi, ho appunto il compito di farvi una breve introduzione al progetto Scuola Attiva e ricordare quali sono gli elementi chiave, in particolare del filone junior. Allora, avvio un attimo la presentazione. Condividi, ditemi se si vede. Ok. Allora, cos'è Scuola Attiva innanzitutto? Scuola Attiva è un progetto promosso da Sport e Salute e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A questo progetto partecipano, sono invitati a partecipare le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate. Scuola Attiva ha due percorsi, il filone Kids e il filone Junior. Parte quindi dalla scuola primaria con un'attenzione particolare all'apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base, più un focus sulle attività propedeutiche ai vari sport, per poi arrivare nella scuola secondaria di primo grado, dove invece viene proprio presentato lo sport specifico ai ragazzi e agli insegnanti. Perché è importante scuola attiva? Perché lo sport proposto a scuola è uno strumento fondamentale di crescita e di apprendimento. Tramite la scuola in Italia tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di accedere all'attività motoria, fisica e sportiva, che è un aspetto non di poca importanza, considerato che in alcuni ambiti familiari, ma anche solo territoriali, può rappresentare l'unica opportunità di praticare attività fisica sportiva gratuita, in sicurezza e soprattutto di qualità, proprio perché proposta dalle stesse federazioni. Ecco quindi che il successo, del progetto diventa fondamentale, con la collaborazione e la condivisione sugli obiettivi comuni di tutte le, varie istituzioni che lo supportano. Allora, vediamo velocemente, proprio in velocità, quali sono gli elementi chiave del filone junior di scuola attiva. Scuola attiva prevede intanto che le scuole in fase di adesione possano dare la preferenza per due sport che vogliono approfondire durante le lezioni in classe. E, dopodiché, una volta che gli sport sono stati abbinati, vengono dedicate intere settimane ai diversi sport. Quindi il tecnico federale, in affiancamento all'insegnante di educazione fisica, propone 2 ore per classe a scuola in orario curriculare. Una volta superate le settimane di sport, se c'è dell'interesse da parte dei ragazzi in modo assolutamente facoltativo, quindi non è un passaggio obbligatorio, vengono proposti i pomeriggi sportivi, dove sempre il tecnico federale può proporre dei corsi gratuiti
negli spazi scolastici, dei corsi gratuiti agli studenti, utilizzando gli spazi scolastici. Per fino a 4 ore alla settimana, fino ad un massimo di 10 settimane, per quindi un approfondimento. Per chi aderisce ai pomeriggi sportivi è previsto la consegna di un kit sportivo, di un'attrezzatura sportiva specifica per quello sport, a fine progetto. Scuola Attiva prevede poi diverse altre cose, come ad esempio questi webinar informativi, sia per i tecnici sia per gli insegnanti che hanno aderito al progetto, l'organizzazione sempre facoltativa da parte delle scuole in collaborazione con i tecnici delle giornate del benessere, di open day sportivi, la campagna informativa a cura di Sport e Salute. E quindi alla fine la possibilità di organizzare le feste finali di progetto che attualmente sono in svolgimento. Guardiamo poi i numeri dell'anno scolastico 23-24 per Scuola Attiva Junior, i numeri di partecipazione. Hanno partecipato più di 3.700 scuole delle secondarie, fra le secondarie di primo grado, con oltre 40.700 classi, 800.000 alunni e con il coinvolgimento di circa 4.000 tecnici. E quindi dei numeri che addirittura possono ancora aumentare nelle proposte future. I numeri della Federazione dello Sport Orientamento sono questi: abbiamo coinvolto, siamo stati scelti, abbinati a 115 scuole. Per circa 1000 classi e abbiamo presentato il nostro sport oltre 21.000 alunni solo nell'anno sportivo 23-24, anno scolastico, scusate, 23-24. I tecnici coinvolti sono circa una settantina, forse un po' di più anche. Quindi diciamo dei numeri che per il nostro sport sicuramente considerato che è uno sport outdoor, per cui non ha sempre a disposizione un cortile adeguato, un piccolo parco per fare attività, direi che sono di tutto rispetto. Allora, io adesso direi che posso lasciare la parola alla nostra relatrice. Vi ricordo, vi saluto fin da ora, quindi chiuderà il nostro intervento, chiuderà la relatrice e vi ricordo i riferimenti della nostra federazione che potete trovare sul FISO, anche alla pagina scuola potete trovare dei riferimenti per le singole regioni per quanto riguarda i contatti scuola. E restiamo a disposizione nel caso aveste bisogno di qualsiasi tipo di supporto o di informazione. Quindi a questo punto lascio la parola a Maria, scusate, alla relatrice. Devo togliere un attimo la condivisione, eccolo qui, Maria Chiara Crippa, che vi racconterà delle cose estremamente interessanti sul nostro sport. Un saluto e arrivederci. Si è tolta la registrazione? Sì? Ok. Grazie Elena. Allora, prendo la parola e condivido il mio schermo. Elena, microfono, devi togliere. Grazie. Ok. Un saluto a tutti, io sono Maria Chiara Crippa, come ha presentato la collega, ringrazio Elena per l'introduzione al progetto e a quello che sarà un po' il mio intervento. Il tema di oggi, quello che insomma vorrò approfondire insieme a voi, è lo sport orienteering. O lo sport orientamento, palestre naturali di life skills. Il mio intento è quello di
cercare di mostrarvi quello che è il valore educativo, psicologico, emotivo, sociale di questo sport tanto bello, tanto praticato nelle scuole. Quindi l'idea è dare proprio più consistenza psicoeducativo, psicapedagogica di questa attività sportiva, al di là del puro aspetto, diciamo, tecnico e fisico. Due parole su di me. Io sono psicologa specializzata in psicologia dello sport con una formazione in corso nell'ambito terapeutico, quindi principalmente nella vita di tutti i giorni svolgo questa attività, insieme poi a tutta una parte di docenza con la Scuola Regionale dello Sport del CONI Lombardia, nel gruppo di psicopedagogia, quindi sono impegnata proprio in formare, in tutti quei compiti di formazione dei tecnici, dei dirigenti, anche dei genitori nelle varie federazioni sportive, e sono anche un docente universitario presso l'università e campus in alcuni master inerenti alla psicologia dello sport. Accanto a quest'ambito di formazione psicologica c'è tutto un po' il mio vissuto nell'ambito della Federazione Italiana Sport Orientamento, iniziato dapprima come atleta all'età di 15 anni, dove ho incontrato questo sport a scuola e di cui mi sono fortemente innamorata, e da lì non ho più smesso di praticarlo fino ad oggi. Ho avuto un trascorso nella nazionale juniores, qualche anno anche nella nazionale assoluta, per poi passare un po' nel ruolo più tecnico, inizialmente come istruttore con una serie proprio di progetti a contatto con le scuole, dove è stato lì che ho potuto davvero toccare con mano il valore educativo e la portata che questo sport ha nelle scuole, vedendo questi bambini davvero ripagati in questa esperienza molto coinvolgente. E accanto a questa prima parte da istruttore appunto nelle scuole, nei campi estivi, poi ho acquisito il titolo di allenatore e ho fatto per 7 anni l'allenatore della squadra nazionale juniores. Queste sono un po' le presentazioni per calare anche un po' più nel concreto quello che andrò poi a dirvi. Vi presento quindi un po' l'agenda di oggi. L'intervento sarà un po' a imbuto, quindi partiremo un attimo dal contestualizzare quelli che sono i ragazzi di oggi, considerato che l'intervento è pensato calando su ragazzi della scuola secondaria di primo grado, ma tutto quello che dirò possono essere benissimo applicati anche a bambini più piccoli della scuola primaria. Però un po' una fotografia di quella che è la situazione attuale, quelle che sono un po' le nostre sfide come insegnanti, come docenti, come tecnici sportivi. Un affondo proprio sulle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione all'attività fisica sportiva, il benessere psicologico, il tema della sedentarietà. Scenderemo poi a toccare più con mano lo sport orientamento, di cui immagino già conosciate un po' le caratteristiche, però facciamo sempre un accenno, andando poi a soffermarci su quelle che sono alcune ricerche, review che ho trovato sui benefici dello sport all'aria aperta, essendo proprio l'orienteering uno sport in cui l'impianto sportivo è il bosco, è il parco, è la natura. E infine andremo proprio a toccare quelli che sono i valori educativi, cognitivi, emotivi del nostro sport attraverso il tema delle life skills, queste competenze trasversali nella vita. L'orienteering è uno sport dove sollecita tantissime di queste capacità, quindi promuovere anche, far fare esperienza di orienteering non per forza in un bosco, ma anche all'interno del contesto scolastico, dell'istituto scolastico, delle palestre, del cortile, della scuola, è comunque un'esperienza che permette di stimolare tutte queste capacità. Iniziamo quindi un po' questo viaggio insieme. Come vi dicevo, facciamo una panoramica dei ragazzi di oggi. Si sente tanto parlare di generazioni boomers, millennials, generazione Z, generazione alfa. Quindi la generazione è da intendersi come un gruppo di persone nate in un particolare periodo storico che ha vissuto certi eventi storici, culturali, economici, lo sviluppo di certe tecnologie che va ad impattare la scala dei valori, ma anche atteggiamenti, comportamenti delle persone che nascono in quell'epoca. Considerando i ragazzi appunto della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, parliamo insomma ad oggi di generazione Z e generazione alfa.
che sono ragazzi che sono i cosiddetti, soprattutto la generazione Z, nati tra il 97 e il 2012 all'incirca, i nativi digitali, cioè coloro che sono nati e cresciuti con internet, con l'accesso a internet dal computer ma anche dagli smartphone. Sono anche i ragazzi che in età adolescenziale hanno vissuto l'esperienza del Covid, dell'isolamento relazionale, che ha particolarmente toccato la loro vita proprio in un periodo sensibile di sviluppo della propria identità. La generazione alfa sono i bambini più giovani, dove la loro caratteristica è quella di essere nati all'interno del contesto degli smartphone, no? Delle connessioni veloci, internet nella televisione. Quindi è una generazione dove le relazioni sono sempre più mediate da dispositivi elettronici, sempre meno legati a esperienze di relazioni dirette, corporee, in movimento. Tant'è vero che da questi dati che vi ho riportato, tratti dall'Epicentro, che è un portale ad hoc che fotografa a cadenza ogni due anni lo stato, no, della popolazione italiana dei giovani, e gli ultimi dati del 2022 ci dicono che i ragazzi tra gli 11, 13 e 15 anni e il loro tempo speso con videogiochi, tablet, PC superiore alle 2 ore. Cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce un consumo giornaliero di non maggiore delle 2 ore. Questi dati ci dicono che, come potete vedere, c'è un crescendo di uso di videogiochi, tablet, PC dagli 11 ai 13 anni, soprattutto nella popolazione maschile, che poi va leggermente a decrescere col compimento dei 15 anni. Si vede come a farne maggior uso sono i maschi rispetto alle femmine. Parliamo di 37, 42, 36%, vuol dire che un ragazzo su 3 spende più di 2 ore al giorno in comportamenti sedentari. Come vi dicevo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che emana queste linee guida sull'attività fisica, nel 2020 le ha riviste, andando ad associare al termine linee guida per l'attività fisica anche il tema della sedentarietà, perché sta diventando un problema del mondo attuale, in cui i rischi associati proprio alla sedentarietà nei bambini e negli adolescenti, sicuramente è un incremento del problema dell'obesità infantile e adolescenziale, con tutte poi le ricadute a livello del fitness cardiovascolare metabolico, una serie appunto di ricadute su comportamenti prosociali e di condotta e una riduzione della qualità del sonno. Capite quindi come il tema della sedentarietà abbia un impatto non solo sulla salute fisica, ma anche sulla salute emotiva e psicologica degli ragazzi. Accanto quindi a tutto il tema della sedentarietà, della tecnologia, delle esperienze più immediate, c'è anche il tema dell'attività fisica. Vediamo un po' come sono messi i nostri ragazzi ad oggi. Anche qui sono i dati aggiornati al 2022 rispetto alla quanto i ragazzi di oggi, nell'età 11-15 anni, vanno a soddisfare quelle che sono le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rispetto al quantitativo minimo richiesto di attività fisica, di movimento, per soddisfare una serie di criteri funzionali al buon stato di salute fisico e mentale. Dalla fotografia di questo Epicentro vediamo come i ragazzi che fanno almeno 4 giorni a settimana di attività fisica, attenzione che attività fisica non è sport, l'attività fisica è qualsiasi dispendio energetico legato al movimento, che sia anche fare sport, ma attività fisica è ad esempio andare a scuola a piedi, fare un giro in bicicletta, uscire a giocare a basket, a calcio, nei campetti. Capite che sono attività sempre meno presenti nella nostra quotidianità. Insomma, vedete come più o meno siamo attorno alla metà, no, della popolazione di quest'età a soddisfare le richieste. Quindi metà degli adolescenti svolge attività fisica moderata e intensa almeno 4 volte alla settimana. Anche qui
la popolazione maschile è più attiva rispetto a quella femminile, e crescendo con l'età vedete che i dati di frequenza sportiva e di movimento diminuiscono sempre di più, perché si entra in quella fascia di età 15-17 anni dove è particolarmente frequente il fenomeno del dropout sportivo, quindi dell'abbandono sportivo precoce, soprattutto femminile, soprattutto negli sport individuali. A destra vedete invece sempre gli stessi dati suddivisi per regioni, in cui si vedono le regioni, alcune regioni dove c'è più un'attinenza in generale allo sport, quelle regioni in cui i ragazzi sono un pochettino, chiamiamoli, pigri, e in generale il dato italiano a confronto di altri dati di altre nazioni europee, possiamo dire che circa il 40% degli adolescenti si muove soddisfando queste richieste. Andiamo quindi a vedere quali sono le richieste. Le linee guida dell'OMS per la fascia di età 5-17 consigliano almeno 50 minuti al giorno di attività vigorosa e intensa. Per attività vigorosa e intensa si intende attività fisica, movimento che genera un aumento delle pulsazioni, diciamo medio-alte, cioè non arrivare a quell'investimento di energia fisica, di sudore, di intensità. Quella è un'attività molto intensa, ok? Quindi un aumento leggero del battito cardiaco. Vedete che ci sono i 5 puntini, cui sono accanto al simbolo dell'elettrocardiogramma, 3 su 5. Quindi almeno 60 minuti al giorno di movimento. Di queste, per almeno 3 volte alla settimana è consigliabile un'attività invece fisica più intensa, e questa possiamo considerarla anche l'attività sportiva, dove vi è anche un impegno di tutta la salute e il rafforzamento osseo e muscolare. L'OMS ci dice che in generale fare un po' di attività fisica è meglio che niente, quindi a prescindere da soddisfare o non soddisfare queste richieste, il messaggio è: piuttosto che non muoversi, è meglio muoversi, fare qualcosa è meglio che fare niente. Ovviamente aumentare la quantità di movimento non fa altro che migliorare i benefici per la salute, e il movimento di qualsiasi tipo conta. Proprio a fronte di questo, diciamo, allarme sulla sedentarietà, il messaggio che ci viene lanciato è: muovetevi, qualsiasi tipo di movimento sia. Considerato che i ragazzi di oggi passano molto tempo a scuola e anche nel pomeriggio a casa, capite come il contesto scolastico diventa davvero un contesto privilegiato nel quale far muovere i ragazzi, nel quale far sperimentare il movimento, nel quale far conoscere gli sport. Un approfondimento, un piccolo accenno su il ruolo che l'attività fisica e lo sport hanno sul benessere psicologico dei bambini e dei ragazzi. Ho preso proprio due studi che sono due review, dove le review, a differenza di uno studio singolo, sono un'analisi di studi più importanti fatti in un determinato periodo di tempo su un determinato tema. Quindi è, diciamo, che raccolgono un po' i migliori studi dal quale trarre proprio delle indicazioni che possono essere considerate davvero generali o delle linee guida importanti. Un interessante dato di questa review ci dice che i bambini che hanno fatto, scusate, che non hanno mai fatto sport entro i 5 anni, è più probabile che sviluppano traiettorie di stress emozionale rispetto ai bambini coinvolti in attività sportiva. Quindi il far fare sport sin da piccoli predispone allo sviluppo di una serie di abilità mentali, sociali e relazionali, che risultano essere fattori protettivi rispetto a tutte le sfide che la vita da adulto comporterà loro. E al tempo stesso l'attività sportiva e fisica incide positivamente sull'autostima, che è la visione generale che ho di me, quello che io penso di me in termini valoriali, ma anche l'autoefficacia, che è la convinzione di avere le capacità per affrontare una sfida. Incide positivamente su una serie di abilità sociali, pensate a quanto nel contesto sportivo, ma anche nello sport praticato a scuola o nell'attività fisica praticata a scuola, i bambini sperimentano collaborazioni, supporto, aiuto reciproco, ma anche conflitti, disaccordi. L'autostima poi incide in generale proprio sul benessere psicologico, andando a prevenire lo sviluppo poi di sintomi ansiosi e depressivi. Quindi muoversi attraverso attività fisica e lo sport fa bene al corpo, ma fa bene anche alla mente.
E quindi qui si inserisce un po' l'orienteering, dove uno dei motti della nostra disciplina sportiva, l'orienteering è bello perché fa muovere gambe e cervello, che è uno dei motti storici, ma proprio indicare quanto in questo sport vi sia una forte componente fisica, ma un'altrettanta forte componente mentale, di testa, di cervello. Andiamo un attimo a descrivervi lo sport, ipotizzando che già lo conosciate, ma giusto per darci una rinfrescata, l'orienteering è uno sport all'aria aperta in cui l'impianto sportivo è il bosco, è il parco, è la città. Quindi così come per praticare calcio io vado su un campetto, per fare nuoto vado all'interno di una piscina, per fare orienteering esco fuori all'aria aperta. L'orienteering può essere declinato proprio come uno sport agonistico, ma anche come un'attività all'aria aperta che posso fare insieme ad amici, con la mia famiglia. È uno sport che nasce come individuale a livello agonistico, ma a livello più amatoriale, a livello proprio più promozionale, sempre i percorsi di orienteering, le prove di orienteering si possono fare a coppie e in piccolo gruppo. E anche l'orienteering portato nel contesto scolastico il più delle volte viene proposto come un'attività a piccolo gruppo o a coppia, proprio per andare anche a rinforzare ulteriormente quelle dinamiche sociali di collaborazione che lo sport dà la possibilità, insomma, di sperimentare. L'impianto sportivo è costituito proprio dal terreno che viene rappresentato in una particolare mappa topografica con simboli e colori specifici per questa disciplina sportiva, che ovviamente provare a fare orienteering implica conoscere una simbologia di base e i colori più presenti all'interno delle mappe di orienteering. Sopra questa mappa vi è sovrastampato un percorso fatto di linee e cerchi che nella realtà corrispondono ai punti di controllo, lanterna che potete vedere in questa foto, queste bandierine triangolari bianche e arancio con una scatolina che vedete nella parte alta che è, diciamo, l'hardware, no, che registra insomma il passaggio, perché lo scopo è quello di visitare tutti i punti nella sequenza data, quindi raggiungere i vari cerchietti sulla mappa che nella realtà corrispondono a questi oggetti chiamati lanterne nel minor tempo possibile seguendo l'ordine prestabilito, e in situazione competitiva vince chi ha svolto tutto il percorso nel minor tempo possibile visitando tutti questi punti di controllo. Il transito dal punto di controllo e la verifica del passaggio viene dato o attraverso un sistema, si dice, di punzonatura elettronico, o il più delle volte, soprattutto nel contesto scolastico, utilizziamo il supporto cartaceo del cartellino, quindi che vedete sempre nell'immagine, di questo cartellino fatto di una serie di quadratini dove i bambini e i ragazzi, si dice, punzonano, quindi timbrano, no, il cartellino attraverso quello che è definito punzone posizionato sulla lanterna, proprio per registrare il passaggio e il transito. L'orienteering è uno sport che implica anche l'utilizzo di una bussola, questo soprattutto quando siamo in contesti boschivi o di parco molto ampi. Nei contesti scolastici possono essere svolte anche esercizi e giochi di orienteering senza l'uso della bussola. Come si pratica orienteering? Ho messo alcuni esempi di mappe nel contesto scolastico, non per forza di cose dobbiamo avere a disposizione una mappa dell'istituto, una mappa di orientieri dell'istituto della scuola, anche se ovviamente è consigliabile per rendere ancora più bella come esperienza, ma l'orientieri si può fare benissimo con esperienze di orientieri, si possono fare all'interno, ad esempio utilizzando la mappa del piano di evacuazione della scuola, piuttosto che realizzando una semplice mappa della palestra dove i ragazzi della scuola primaria di secondo grado, ad esempio nelle ore di tecnologia di disegno, possono, no, realizzare loro stessi una mappa della palestra, all'interno del quale svolgere poi degli esercizi di orienteering, seguendo anche suggerimenti, insomma, negli altri video che la federazione insieme con appunto il CONI ha realizzato, dove potete trovare alcuni suggerimenti di attività. Si possono anche realizzare giochi di orienteering semplicemente con dei coni
e una mappa che rappresenta la distribuzione dei coni nella palestra, all'interno del quale, con una mappa in cui vi è segnato il percorso da svolgere all'interno dei coni, si può realizzare un percorso di orienteering attraverso dei coni. Quindi davvero non è per forza necessaria l'impianto, la mappa cartografica. Per un'esperienza ancora più arricchente è consigliabile. L'orientering si svolge quindi nei parchi, vi ho messo un esempio di una mappa del parco di Monza dove prevale il giallo, che è, diciamo, gli spazi aperti, l'erba, i prati. L'orientering si svolge nei boschi, vi ho messo una mappa in alto a destra di una zona boschiva della provincia di Piacenza dove prevale il colore bianco, che è proprio ad indicare le aree boschive, con una serie di linee marroni che sono le curve di livello che ci permettono quindi di rappresentare su una superficie bidimensionale come un foglio l'andamento del terreno. Oppure l'orientering si può svolgere anche in delle città, un esempio, questa mappa della città di Monza, dove vedete un prevalere di grigio che sono gli edifici e il verde che sono invece i giardini e i cortili privati nel quale non è possibile transitare. Per cui vedete che è una disciplina che davvero è molto flessibile e adattabile in funzione del contesto in cui poter fare questo tipo di esperienza. Ai bambini e ai ragazzi non bastano poche cose, basta una mappa, delle lanternine anche di cartone per vivere delle esperienze molto ripaganti. L'orienteering arriva e nasce nei paesi scandinavi, in Italia è arrivato negli anni 70, quindi è una disciplina piuttosto recente ed è approdato in Trentino, nella Val di Non, grazie a Vladimir Pak, il quale inizia proprio a diffondere l'orientering negli appassionati locali e può essere definito proprio il padre fondatore di questa disciplina. Ad oggi l'orienteering è uno degli sport più praticati nelle scuole su tutto il territorio nazionale. Quindi, fatta questa premessa sull'orienteering, avendo un po' rispolverato la memoria e l'attenzione sulle caratteristiche del nostro sport, vi vorrei presentare alcuni dati proprio che mettono in luce i benefici di un'attività sportiva all'aria aperta, quindi fare sport all'aria aperta, in particolare nel contesto boschivo e a contatto con la natura, come l'orienteering offre questa possibilità. Si parla, vi ho presentato il concetto di biofilia, elaborato da questo biologo etnologo americano Wilson, che indica proprio una tendenza innata dell'uomo ad entrare in contatto con altre forme viventi, con altre appunto specie viventi, con piante e animali, e questo interesse innato porta proprio a una predisposizione dell'uomo verso la natura, verso gli spazi verdi, verso gli spazi ampi e incontaminati. Quindi una tendenza proprio un po' innata ad apprezzare lo stare in mezzo alla natura, dal quale puoi trarre una serie di benefici rispetto allo stato d'animo. Le ricerche appunto ci dicono quanto il contatto con spazi verdi, con la natura, genera nella maggior parte della persona immediati stati di calma e di serenità. Qui ho presentato alcuni dati di una ricerca dove vi ho messo anche dei grafici, ad esempio questa prima ricerca svolta in Giappone, recente nel 2020, dove a questo gruppo di ragazzi era stato proposto di fare due esperienze: camminare in una foresta giapponese particolarmente bella e di camminare in un centro urbano. Prima e dopo queste due ore di camminata in due contesti naturali completamente differenti, uno urbanizzato e uno naturale, erano stati fatti compilare dei questionari che andavano un po' a sondare l'umore, no? Il mood, quindi l'umore, in particolare la tensione, tutto un po' l'umore più depressivo, ma anche tutto ciò che ha a che fare con la confusione, con l'energia, il vigore, con la fatica. Come potete vedere dal grafico, in generale il camminare nel verde della foresta va a diminuire lo stress e tutti l'umore più, diciamo, negativo, più depresso, a differenza invece che camminare in città, dove vedete nell'ultimo grafico come non vi sia di fatto una differenza
tra il pre e il post a seguito della camminata. Cioè il camminare in uno spazio boschivo dà dei benefici immediati rispetto a proprio un umore positivo, va a diminuire l'ansia, va a diminuire la fatica, va a diminuire la confusione, a differenza di camminare in un contesto urbano. Un altro studio interessante fatto sui bambini nelle scuole è questi bambini erano stati messi all'interno delle aule scolastiche delle piante in modo tale da rendere più verde l'ambiente, a differenza di un'altra classe dove invece non erano stati messi questi elementi naturali. Anche qui avevano fatto somministrare dei questionari a un tempo zero e dopo 3 mesi a questi gruppi di bambini, e si è visto che i bambini che erano stati per 3 mesi in un'aula con piante, con fiori, quindi con elementi verdi, avevano migliorato i risultati nei test, soprattutto di attenzione, di memoria e di velocità di processamento delle informazioni. Quindi vedete come anche da questi alcuni dati che vi ho presentato, il contatto con la natura, con gli spazi verdi, con l'aria aperta ha un'influenza positiva non solo su tutto ciò che ha a che fare con il benessere psicologico, ma anche su tutta una serie di processi cognitivi che poi sono alla base dei processi di apprendimento. Questo quindi implica anche delle ricadute su, ad esempio, i profitti scolastici. Andando sempre più nel dettaglio, l'orienteering, non per forza agonistico, ma i bambini che nel contesto scolastico fanno esperienza anche di gioco orienteering vanno a sviluppare e vengono sollecitate tantissime capacità. Ve ne mostro alcune e poi andiamo più nel dettaglio. Ci sono delle componenti fisiche, capacità aerobiche e anaerobiche, capacità coordinative di equilibrio. Pensate il muoversi nel bosco, non per forza su un sentiero, quanto implica il stare attenti ad esempio a non inciampare, passare sotto un albero, sotto un tronco. Una discreta forza muscolare, perché è uno sport dove si può fare camminando, ma dato che l'obiettivo è metterci il meno tempo possibile, i bambini e i ragazzi corrono, va a sviluppare anche delle buone capacità propriocettive, quindi la stabilità, no? Delle caviglie, dell'equilibrio in generale. Ci sono una serie di anche componenti tecniche specifiche dello sport orienteering che, quando proposte nel contesto scolastico, con un istruttore ad hoc o con docenti formati nella nostra disciplina sportiva, insomma, i bambini apprendono tanti aspetti tecnici, dalla lettura e la comprensione dei simboli a come si orienta una mappa, che è una qualità, una capacità che, a prescindere dallo svolgere l'orienteering, è una capacità che serve nella vita di tutti i giorni. Vado in una città nuova, il sapere, ad esempio, leggere e muovermi con una cartina in una città nuova che sto visitando insieme alla mia famiglia, spesso i bambini che fanno questa esperienza di orienteering a scuola raccontano poi che quando vanno con le famiglie sono loro a tenere la mappa e a condurre, no, i genitori nella visita della città. Capite il quanto per questi bambini responsabilizzarsi, no, in questo compito abbia davvero dei benefici in termini di visione di sé, no, di soddisfazione personale e senso di capacità. Imparano quindi tutte le tecniche legate a come si può raggiungere un punto, a anche stimare la distanza. La mappa è una riproduzione in scala di un contesto reale, e quindi il capire cosa vuol dire che una mappa è una riduzione e che la scala è 1 e 5.000 mi aiuta anche a capire in un centimetro sulla mappa nel terreno a quanta distanza corrisponde. Mi permette proprio di interpretare le forme del terreno, quindi tantissime componenti tecniche, così come altrettante componenti emotive, che poi lo vediamo più nel dettaglio, dalla gestione dei pensieri, delle emozioni, la capacità di rimanere concentrato in un'attività fisica che implica la lettura e la comprensione di una mappa, reagire e gestire una situazione di errore o di gestire una situazione in cui non so più dove sono. E infine tutta una serie di processi cognitivi, dalla capacità di astrazione, di pianificazione e presa decisione. Dopo li guardiamo più nel dettaglio, però capite quanto in un'esperienza sportiva come l'orienteering, quante capacità, al di là di quelle tecniche,
vengono coinvolte contemporaneamente in uno stesso momento. Per cui non è uno sport semplice, è uno sport complesso, molto arricchente, molto stimolante, che va proprio a sollecitare e allenare tante capacità trasversali che poi ci portiamo nella vita di tutti i giorni. Andiamo quindi un po' nello specifico di queste capacità. Come vi ho accennato, l'esperienza motoria che si vive facendo orientire va a promuovere una serie di capacità condizionali, come le capacità di resistenza, perché a prescindere dal bambino, dal ragazzo che cammini, intanto sta camminando per un po' di tempo, quindi sta facendo un'attività che implica un fitness cardiaco, ma chi corre, soprattutto poi i ragazzi, i più piccoli, se in funzione dell'età posto un certo grado anche di competitività, allenano le capacità di resistenza, ma anche la forza, perché correre nel giardino della scuola, nel bosco piuttosto che nel parco va a stimolare molto la forza muscolare, ma anche la mobilità, perché l'orienteering, a differenza ad esempio dell'atletica che si svolge su una pista, l'orienteering ha la grandissima risorsa che ognuno, ogni ragazzo, ogni bambino possa scegliere la strada migliore per raggiungere il punto di controllo successivo. Quindi nulla è obbligato ed è la grande libertà che dà questo sport di scegliere io, in funzione di quello che reputo un mio pensiero, un mio ragionamento, il come raggiungere il punto, correndo libero nel parco, libero nel bosco. E quindi questo implica una grande anche mobilità, il movimento è continuamente, varia continuamente, non è un gesto semplice ripetuto come la corsa, devo abbassarmi, devo passare sotto un ramo, devo fare un salto, è anche insomma tutto ciò che ha a che fare con la velocità. Oltre a questo ci sono una serie di capacità coordinative come l'equilibrio, la destrezza, la coordinazione. La cosa bella di questo sport è, dato che implica, è un movimento fisico che implica il leggere contemporaneamente una mappa, è che molto spesso i bambini e i ragazzi corrono e si muovono concentrandosi sulla mappa, e questa concentrazione sulla mappa porta loro a sentire meno fatica. Ecco perché spesso chi pratica l'orienteering lo apprezza di più rispetto alla pura corsa, proprio perché c'è un forte impegno mentale e cognitivo che distoglie anche l'attenzione dalla pura fatica fisica. Andiamo quindi un po' adesso nel dettaglio di quelle che sono le life skills, quindi i benefici che l'orienteering dà non solo da un punto di vista fisico, come abbiamo visto adesso, ma anche dal punto di vista cognitivo, che è tutto ciò che ha a che fare con i pensieri, con i processi, con i ragionamenti, tutta la parte più emotiva e anche la parte sociale. In generale, quindi, l'orienteering va a stimolare tutta una serie di competenze, tra cui proprio le life skills. Le life skills sono proprio definite come quelle capacità trasversali di tipo cognitive, emotive e relazionali che consentono alle persone di operare in maniera soddisfacente nella vita di tutti i giorni. Quindi queste life skills sono proprio delle competenze che ci servono per affrontare in maniera efficace le richieste e le sfide della vita di tutti i giorni. Queste life skills inoltre sono alla base proprio di tutto ciò che ha a che fare con la salute e il benessere dei bambini e degli adolescenti. Quindi giocano davvero un ruolo importante nello sviluppare una serie di capacità che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni. Quindi le life skills non sono un qualcosa di presente e qualcosa di innato e che non possono essere migliorate o sviluppate, ma al contrario si sviluppano attraverso le esperienze che io faccio tutti i giorni nei contesti di vita. Capite quindi come anche la scuola e lo sport diventano dei contesti privilegiati nel quale sviluppare queste capacità, e l'orienteering è uno sport dove in particolare possono fare esperienze di queste life skills. Qui ci sono le principali life skills: sono la gestione delle emozioni, l'empatia, gestione dello stress, pensiero creativo, pensiero critico, risolvere problemi, comunicazione efficace, relazione efficace, consapevolezza. Vedete come le life skills toccano tre ambiti diversi: life skill cognitive,
life skills emotive e life skills più sociali e relazionali. Andiamo a vederle un po' nel dettaglio applicata allo sport orienteering. Le life skills cognitive, quindi tutto ciò che hanno a che fare con quella componente proprio che ha a che fare col ragionamento, con la presa di decisioni, con i pensieri. Nell'orienteering, proprio perché l'obiettivo dell'orienteering è raggiungere i vari punti di controllo e sono io a scegliere in funzione dell'interpretazione della mappa del terreno, in funzione di una valutazione delle mie capacità e in funzione di quello che io penso essere il modo migliore, secondo il mio punto di vista, per raggiungere quel punto, il prossimo punto di controllo e la prossima lanterna. Quindi è uno sport dove ogni punto di controllo da raggiungere è un problema da risolvere, è una sfida da affrontare, è una sfida che richiede di prendere una decisione. Per ad esempio, utilizzando questo esempio di mappa, per raggiungere il punto 1, posso scegliere di seguire una strada a destra del punto piuttosto che approcciare il punto dall'altra parte. Oppure se dal punto 8 al punto 9 posso scegliere se andare a destra o a sinistra della grande macchia blu che è il lago. Quindi per prendere una decisione ovviamente i ragazzi, i bambini devono fare un'analisi prima, un'analisi di quello che la mappa mi sta dicendo. L'orienteering quindi richiede l'interpretazione dei simboli e l'allenamento del pensiero simbolico, capire che ogni simbolo della mappa rappresenta un elemento della realtà. Andare quindi ad astrarre, a interpretare il simbolo, capire cosa mi sta dicendo quel simbolo, quale elemento della realtà ci sarà di fronte a me, e in funzione di questa rappresentazione mentale che mi sono fatta, vado a scegliere, quindi a fare una scelta di percorso a seguito proprio dell'allenamento e lo sviluppo di un pensiero critico, di una mia idea. Quindi una volta fatto questo processo di pianificazione di come raggiungere il punto, il bambino, il ragazzo si muove e in questo movimento nel terreno cosa richiede l'orientering? Un continuo monitoraggio, cioè un continuo confronto tra le informazioni che mi dà la mappa e il mio avanzamento nel terreno. Per cui la mappa mi dice che tra poco io dovrò vedere un sasso, guardo nella realtà e vedo se un sasso c'è. La mappa mi dice che tra poco mi troverò davanti a un bivio di sentiero, guarderò la realtà e vedrò se questo bivio di sentiero c'è davvero. Quindi vedete che è un continuo passare da un'interpretazione simbolica a una realtà, in un continuo anche azione di monitoraggio attraverso il mio spostamento del corpo all'interno di uno spazio. E spostandomi devo anche capire di quanto mi sto spostando. Quindi entrano in gioco anche tutti quei meccanismi percettivi legati alla distanza che sto percorrendo. E in ultimo, il scegliere, no, di fare una scelta di percorso attraverso una pianificazione, attraverso un'analisi, attraverso una presa di decisione sulla base di una riflessione critica, implica anche e allena costantemente le capacità di memoria, cioè io devo mantenere nella memoria di lavoro, che è quella componente della memoria che tiene attiva le informazioni, io devo continuamente tenere attivo, no, la scelta che ho fatto, ricordarmi dove sono, dove voglio essere tra poco. Quindi capite come in un percorso di orienteering, anche all'apparenza molto semplice, in realtà nel cervello dei bambini e dei ragazzi avvengono contemporaneamente tantissimi processi cognitivi, proprio come questi che vi ho appena descritto. Sempre legato a questo aspetto è quando a un certo punto quello che può succedere è che il bambino non sa più, o il ragazzo non sa più dove si trova. Quindi a un certo punto mi fermo e dico: dovrei trovare un bivio di sentiero e il bivio di sentiero non c'è. Ecco che lì si trova in un'altra situazione di problem solving, cioè c'è un problema, non so più dove sono, devo attivarmi per risolverlo. E quindi cosa si fa? Le indicazioni che solitamente vengono date è: appena capisci di non sapere più dove sei, torna indietro al punto in cui eri sicuro. Altre volte è: prova a guardare la mappa e a osservare prima cosa c'è attorno a te e a ricercare quegli elementi
naturali che trovi nella mappa attraverso i loro simboli, quindi si dice di ricollocarsi all'interno della mappa, o in altri casi è fermarsi e chiedere aiuto a qualcuno. Capite quindi che nell'orientieri c'è anche un po' questa esperienza dello smarrimento, che implica, oltre che a una gestione emotiva di quelle che possono essere le emozioni legate allo smarrimento, a non sapere più come, dove sono, ma anche l'attivazione di una serie di processi cognitivi, di analisi, di ricollocamento, di interpretazione, che permettono poi di proseguire l'attività. Ecco perché l'orienteering è davvero tanto uno sport di testa, e come vi dicevo prima, l'impegno mentale a volte fa sentire meno la fatica fisica, ma perché vedete quante attività cognitive sono implicate in uno stesso momento. Per quanto riguarda invece le life skills emotive sono la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni e la gestione dello stress. Consapevolezza di sé, perché è importante nell'orienteering? Perché, come vi dicevo, ogni punto da raggiungere è un problema da risolvere, e nella scegliere come raggiungere il punto attraverso un'analisi, quello che è la mappa, e quindi fare una scelta di percorso, implica anche una valutazione di me come persona e delle mie qualità. Se ad esempio c'è una piccola collina, no? E io sono a sud della collina e il mio punto successivo è a nord della collina. Questo è un esempio banale, però per farvi capire che il ragazzo potrà decidere di salire in cima alla collina per poi scendere, piuttosto che circunnavigare la collina da destra o da sinistra. Sulla base di cosa il ragazzo fa questa scelta? Sulla base, in realtà, un po' di come si sente, ma anche sulla base di quelle che pensa essere le sue capacità. Per cui, se io sono un ragazzo che tutto sommato corre, gli piace correre e non ho problemi a fare salita di dislivello per poi scendere, e penso di essere più veloce a fare quella scelta, farò quella scelta. Altri invece preferiscono fare una valutazione di magari giro attorno alla collina, è un po' più lungo, ma sono in una situazione di pianura. Quindi vedete come non è che c'è una scelta giusta e sbagliata, ma la scelta viene fatta in funzione di una valutazione che il ragazzo, il bambino, fa sulla base di sue caratteristiche, di quello che si sente di fare. Quindi è proprio una prendere una decisione in linea con una valutazione interna. Nessuno in un gioco di orienteering andrà a dire al ragazzo o alla ragazza quello che deve fare, la scelta che deve fare. Sarà lui, alla luce delle informazioni e dei suggerimenti che gli vengono dati, a fare la scelta. E questo è anche qui un processo di responsabilizzazione. E capite qual è l'effetto di feedback e la soddisfazione che il ragazzo prova nel momento in cui ho trovato il punto di controllo. Trovare il punto di controllo è proprio un feedback di autoefficacia, cioè io che ho fatto un mio ragionamento, ho preso una decisione, ho svolto, ho pianificato la mia azione e l'ho eseguita, e questo mi ha portato a raggiungere il mio obiettivo, ovvero il punto di controllo, è proprio un feedback immediato sul mio essere stato capace e in grado di svolgere in autonomia questo compito, risolvere in autonomia questo problema, e ho trovato il punto. Quindi ogni punto di controllo risolto e trovato è proprio un feedback efficace, automatico, di autoefficacia, è proprio una sorta di nutrimento, no? Dell'autostima e di quel senso di competenza, perché il bambino si riconosce capace, ogni punto trovato è sono stato in grado di. Ovviamente l'orienting ha a che fare con la gestione delle emozioni, perché una appunto delle situazioni è, oltre un po' all'adrenalina, l'emozione che i bambini e i ragazzi vivono nel provare questa disciplina nuova, molto spesso fanno anche un po' l'esperienza dell'essere un po' persi, del non trovare il punto, no? Ecco, se le attività vengono proposte a un livello di difficoltà consono e adeguato all'età dei bambini e dei ragazzi, è raro che facciano delle esperienze di smarrimento e di perdersi molto forti, no? Perché ovviamente il perdersi e il perdersi in un certo modo, dove per molto tempo sono da solo, non so più dove sono, sicuramente non ha un impatto positivo in termini di autostima e in termini emotivi, motivo per il quale ci deve essere proprio un accompagnamento graduale all'autonomia nel fare questo sport.
i tecnici sono molto consapevoli di questo, offrono sempre dei giochi dell'esperienza assolutamente alla portata, dove l'esperienza dello smarrimento è molto contenuto in un contesto dove soprattutto i bambini e i ragazzi sono tutti a vista, per cui è una dimensione davvero controllata e di sicurezza psicologica. Però appunto possono fare questa esperienza di pochi anche minuti nel non sapere più bene dove sono. Ok? Cioè vedo la mia maestra, vedo il mio insegnante, sono là, però io non so bene dove sono. E quindi vivere anche le emozioni, l'adrenalina del perdersi in un contesto controllato ha a che fare con la gestione delle emozioni. Vediamo che alcuni bambini tornano subito a chiedere aiuto, attivano ad esempio delle risorse, iniziano ad aiutarsi reciprocamente, iniziano a fermare un altro gruppetto che sta facendo l'esercizio e chiedere un aiuto. Quindi diventa davvero anche per gli insegnanti tecnici una palestra di osservazione privilegiata anche delle caratteristiche e delle personalità di ogni ragazzo e di ogni bambino. E quindi anche la gestione un po' dello stress, cioè di quel componente un po' di attivazione emozionale legata al fatto che non ho trovato la lanterna, non lo sto trovando, che ho fatto un errore. Ecco, l'orientire implica un contatto diretto con l'esperienza dell'errore, perché tutti facciamo l'errore nell'orientire, tutti facciamo l'esperienza di non trovare un punto. E quindi anche il confrontarmi con l'errore e con la riparazione dell'errore. Quindi vedete come l'orientire attiva veramente tanto a livello emotivo e, come vi dicevo, se le attività sono calibrate e pensate in maniera adeguata all'età del bambino, sono tutte esperienze emotive che all'interno insomma, di una zona di comfort emotivo, di un'attivazione funzionale all'esperienza che possa essere davvero arricchente. Per cui i ragazzi, davvero i bambini, si lanciano, possono davvero testare con mano la loro intraprendenza, il loro coraggio, a volte anche la paura, il timore. E sono tutte emozioni da accogliere e da validare, da accompagnare. Soprattutto nel contesto dei boschi e dei parchi, l'orientire implica anche lo sfidare un po' quello che è il timore e la paura dei boschi, perché di fatto il bosco spesso viene narrato nelle storie sin da quando siamo piccoli, e nel bosco c'è il lupo, no? Quindi a volte il bosco porta con sé questo alone un po' di timore, di paura. Ecco, accompagnare attraverso l'orienteering a scoprire il bosco sotto un altro punto di vista è sicuramente anche un modo per rivalutare mentalmente e sviluppare dei significati diversi rispetto al bosco come ambiente naturale. Infine, le life skills relazionali e sociali. Le life skills relazionali sono la comunicazione efficace, relazioni efficaci ed empatia. Come si sviluppano? Con una proposta di gioco sport orienteering nel contesto scolastico. Come vi dicevo, l'orienteering è uno sport individuale, ma nelle scuole viene proposte a coppie in piccoli gruppi, in modo tale che tutto quello che vi raccontavo prima sul come raggiungere il punto di controllo, prendere delle decisioni, affrontare l'esperienza del smarrimento, risolvere un po' un problema o gestire insieme l'esperienza dell'errore, se fatto in piccolo gruppo, va ad attivare ovviamente tutte quelle competenze sociali di ascolto dell'altro, di comunicazione, di risolviamo insieme un problema, di ci muoviamo insieme, c'è qualcuno che si muove da solo, c'è qualcuno che prende un po' il ruolo di leader che accompagna gli altri. Quindi davvero anche qui diventa una palestra dove poter osservare queste skills più sociali dei ragazzi e dei bambini per poter anche poi intervenire, no? In un percorso scolastico nell'ottica di potenziare certe capacità piuttosto che altre. Per cui va a stimolare proprio la parte relazionale. Un altro aspetto, nell'orienteering a scuola, i bambini vengono anche responsabilizzati, dando a loro dei ruoli, no? In aiuto dell'istruttore, piuttosto che dell'insegnante, di, non so, nell'organizzazione della garetta, nell'organizzazione dell'esercizio, coloro che distribuiscono la mappa, coloro che controllano i cartellini. Quindi anche qui vengono responsabilizzati di un compito nei confronti dei compagni. Altre componenti implicano sempre nell'ottica di questa collaborazione,
quando ci muoviamo, no, in gruppo per fare un gioco di orienteering, c'è proprio il rispetto dell'altro. Un'indicazione che solitamente l'istruttore dà al gruppo dei ragazzi e dei bambini è: dovete muovervi insieme. Se dovete andare a cercare un punto, fatelo insieme. E io aspetto che siano arrivati tutti prima, ad esempio, di verificare la correttezza del cartellino in un gioco, ad esempio, a stella. Per cui questo implica anche il tenere in conto dell'altro, rispettare i tempi dell'altro, rispettare le modalità dell'altro. E pensate quando si trovano a lavorare insieme e ci sono tre ragazzi che hanno idee differenti su come raggiungere il prossimo punto di controllo. E lì devono trovare un po', devono mediare, no? Perché se si devono muovere insieme, alla fine devono giungere a una scelta. Quindi capite quanto anche a livello di condivisione, di negoziazione, di confronto, queste capacità siano applicate e quanto poi sono le stesse capacità che si porteranno nella vita di tutti i giorni, nel contesto lavorativo o in qualsiasi altro contesto della loro vita. Molto spesso in queste esperienze di orienteering con i bambini e con i ragazzi si vedono davvero delle dinamiche di aiuto reciproco, di supporto, di sostegno, anche davvero di responsabilizzazione, ma anche dei momenti un po' di discussione, no? di conflitto, dove sempre con la supervisione dell'adulto può essere anche qui una palestra di negoziazione, di gestione dei conflitti attraverso ad esempio pratiche di comunicazione assertiva e così via. E in generale si fa proprio palestra di quello che è il fair play, l'etica. È uno sport dove il rispetto proprio dell'avversario, ma anche del contesto naturale, è davvero la base del nostro sport. E proprio parlando di natura, non in ultimo l'orienteering, proprio perché il contesto, l'impianto sportivo dell'orienteering è la natura. Fare orienteering implica entrare in contatto con la natura, visitare i luoghi, per cui si dà davvero l'opportunità ai ragazzi di sviluppare un'attenzione, una sensibilità particolare al rispetto dell'ambiente, perché è quello lì l'ambiente che mi ospiterà ed è quello lì l'ambiente nel quale io sto facendo questa esperienza tanto coinvolgente, tanto intensa, tanto divertente, che mi sta davvero aiutando a sviluppare tutte queste capacità. E quindi davvero anche una palestra di una profonda coscienza ecologica. Io con questo ho terminato, di nuovo andando a riprendere il motto che vi avevo accennato: l'orienteering è bello perché fa muovere gambe e cervello, e mi auguro di, in questo mio intervento, di avervi potuto far toccare con mano, farvi cogliere davvero la portata del cervello, di come è uno sport che davvero non attiva solo le gambe, ma va ad attivare tutta una serie appunto di life skills, di queste competenze trasversali di tipo cognitivo, di tipo emotivo, di tipo relazionale, che davvero poi sono trasferibili nell'immediato, nell'esperienza umana dei bambini, dei ragazzi, dell'adulto, perché quel problema che ho dovuto affrontare nel come raggiungere il punto di controllo, nella scelta che ho dovuto prendere, nell'analisi che ho dovuto fare, nel coraggio di fare una scelta e non un'altra, nell'esperienza di aver fatto un errore e di doverlo correggere, di essermi smarrito e dovermi ritrovare, sono tutte un po' metafore di quello che è l'esperienza umana nella vita di tutti i giorni. Quindi io vi auguro di poter davvero portare l'orienteering con i vostri ragazzi, con i vostri bambini, di poter far vivere delle esperienze positive, divertenti e assolutamente ripaganti, un'esperienza di crescita umana, sportiva all'interno del vostro, insomma, contesto scolastico. Io vi ringrazio, vi porto i miei saluti. Un ringraziamento anche alla Federazione, a Sport e Salute, a tutte le persone che hanno, insomma, potuto dare questa opportunità di realizzare questo intervento e di trasmettervi quelle che possono essere le mie conoscenze e le mie competenze. Ok, grazie.